uso l'espressione di inemendabile imperfezione per caratterizzare l'ideologia dominante del nostro tempo, il tempo del capitalismo assoluto e totalitario. Cosa intendo in sintesi con l'espressione inemendabile imperfezione? Intendo dire essenzialmente che oggi il potere ha cambiato forma, si manifesta diversamente rispetto alle forme tradizionali. Come sappiamo, e non vi è qui naturalmente lo spazio per ripercorrere integralmente quella stagione, l'avventura moderna si caratterizza essenzialmente per un tentativo da parte del potere di presentarsi perfetto, potremmo dire. Lo Stato assoluto, agli albori della modernità, ha la innata tendenza a presentarsi come la perfezio divina in terra, quindi come la perfezione pienamente realizzata. Baudin, nei sei libri dello Stato, caratterizza non a caso con una formula importante lo Stato assoluto, definendolo superiorem non reconnoscens, cioè quella potenza che non riconosce nulla di a sé superiore. E in termini, almeno da questo punto di vista, convergenti, Thomas Hobbes nel Leviatano definisce lo Stato assoluto Deus mortalis, mortal God, cioè il Dio in terra. Tramite il processo di secolarizzazione, vuoi anche di immanentizzazione della trascendenza, che è il processo fondamentale, a dire di molti interpreti, da Löwit ad Augusto del Noce, della modernità, il modo in cui la modernità riassorbe nel piano dell'immanenza ciò che tradizionalmente veniva affidato ad agenzie celesti, la trascendenza. Ebbene, la modernità si caratterizza anche per il riassorbimento delle prerogative divine nell'immanenza del potere politico, nella forma che Carl Schmitt ha chiamato della politische Theologie, la teologia politica. Per tutta la modernità, appunto, troviamo come modello dominante quello di un potere che mira a presentarsi come perfezione realizzata. Non è possibile instaurare una perfezione, potremmo dire, ulteriormente perfezionata, perché tutta la perfezione possibile già si esaurisce nella realtà del potere così com'è. Ora, il potere ha cambiato forma oggi, in estrema sintesi, ha cambiato forma perché oggi il potere non si presenta più come perfetto. Fa anzi apertamente vanto della propria imperfezione. Come potrebbe del resto l'ordine capitalistico, neoliberale, dominante presentarsi come perfetto? Crisi su tutto il giro d'orizzonte, miseria endemica, soprusi di ogni tipo, rapporti di forza sempre più osceni. Il capitale trionfante, la nuova forma del potere, fa dunque apertamente vanto della propria imperfezione. Però al tempo stesso la riconosce come insuperabile, come inemendabile. Questo è il tratto nuovo, dal mio punto di vista, caratterizzante la nuova configurazione del potere capitalistico oggi, il quale, ripeto, si riconosce come imperfetto e al tempo stesso nega la possibilità della perfezione. Si riconosce come non perfettamente realizzato, ma al tempo stesso come non rettificabile. Si riconosce appunto come una imperfezione inemendabile. Potremmo anche dire che quel che perde in estetica della compiutezza guadagna in ideologia della intrasformabilità. Ecco. Il potere oggi mira a presentarsi non come giusto e buono, ma semplicemente come intrasformabile, come non perfettibile, imperfetto ma non perfettibile. Questa è la grande prestazione dell'industria culturale e della retorica oggi. Un potere che appunto si presenta imperfetto ma non trasformabile, che non lascia spazio anzitutto a livello immaginativo ad altre configurazioni dell'esistente. Il capitalismo oggi appunto si caratterizza come permissivo, lasco, non disciplinare, proprio perché non ha più bisogno di disciplinare i corpi, avendo già fatto prese integralmente in forma dittatoriale, oserei dire, sulle anime. E non c'è più bisogno di far presa sui corpi quando le anime stesse sono asservite al capitale. In che senso sono asservite al capitale? Nel senso che già hanno metabolizzato l'ideologia principale dell'odierno regime capitalistico, che è quella della intrasformabilità dell'esistente. Il capitalismo oggi ha come propria ideologia portante quella che predica l'intrasformabilità del mondo, mirando a convincere appunto le menti dei suoi abitatori coatti non già
della perfezione del capitalismo stesso, bensì del suo carattere destinale, intrascendibile, ultimo, di modo che in qualche misura il fatalismo degli spettatori renda fatale l'ordine stesso del mondo, in una sorta di profezia che si autoadempie, tale per cui se il mondo capitalistico viene pensato come intrasformabile, esso diventa effettivamente tale. Quando gli attori sociali si convincono dell'impossibilità di agire per riconfigurare le simmetrie, o meglio sarebbe dire le asimmetrie dell'esistente, allora il capitalismo ha vinto, perché appunto può effettivamente contrabbandarsi ed essere vissuto come il solo mondo possibile. In questo senso emerge, io credo, nella maniera più efficace forse il carattere di totalitarismo perfettamente realizzato dell'odierno sistema capitalistico. Quando un mondo storico riesce a convincere le menti dei suoi abitatori circa la propria ineluttabilità, la propria intrasformabilità, il proprio carattere ultimo e definitivo, allora è il totalitarismo perfettamente realizzato. A tal punto realizzato da non aver nemmeno più bisogno di ricorrere alla tradizionale estetica dei supplizi e alle tradizionali figure carismatiche totalitarie, Hitler, Stalin e così via. È un totalitarismo che si esercita appunto sulle coscienze ancor prima che sui corpi e che non ha più bisogno di ricorrere al disciplinamento dei corpi perché già disciplina integralmente le anime. Da questo punto di vista il capitalismo ci rende tutti analoghi a quel condannato che pensa che la propria cella corrisponda al mondo della libertà perfettamente realizzata proprio perché non è più in grado di immaginare un mondo altro rispetto a quella cella. Ora, il primo compito di una filosofia degna di questo nome oggi dovrebbe essere quello di spezzare la mistica della necessità, disgregare l'assolutismo della realtà capitalistica che si presenta definitiva e inemendabile. Il primo compito di una filosofia critica oggi dovrebbe essere quello di far tornare a risplendere il senso della possibilità, destrutturando appunto quella mistica della necessità che assolutizza il capitale come fine della storia o vuoi anche come orizzonte ultimo. Da questo punto di vista io sono fermamente convinto che il compito principale della filosofia, a meno che non voglia permanere nel limbo dell'ideologia di santificazione dell'esistente, sia quello di defatalizzare l'ordine delle cose. Vuoi anche di variare il coefficiente di inevitabilità e tornare a mostrare come la realtà sia strutturalmente intessuta di possibilità. La realtà è così, ma potrebbe essere in mille altre forme, ed è compito primario di una critica degna di questo nome dire di no a quelle visioni ideologiche, appunto, che presentano l'esistente come sola forma possibile di esistenza, che presentano l'esistente come solo modo di essere. Quelle forme ideologiche, cioè, che dissolvono la possibilità negli angusti perimetri della realtà. Il compito della critica è allora quello di far tornare a proliferare le infinite possibilità imbozzolate nella realtà. La realtà è possibilità, può essere trasformata continuamente, può dar luogo a mille configurazioni alternative. E la filosofia deve appunto neutralizzare questa mistica della necessità, questa ideologia della inemendabile imperfezione. Se non lo fa, è condannata a permanere, ripeto, nelle formazioni ideologiche in cui attualmente permane. La filosofia oggi è strutturalmente abitata dall'ideologia della santificazione dell'esistente e occorre allora tornare a criticare l'esistente nella forma anzitutto della critica delle ideologie nel senso per